Ok, torniamo live con Recò Live Stream. Recò è il Festival dell'Economia Circolare di Prato, ma direi anche della Toscana, perché proprio quest'anno avevamo in programma, come dire, continuiamo con questo programma di ampliare il festival ai maggiori distretti che fanno, che organizzano, come dire, si strutturano per fare economia circolare in Toscana, quindi oltre a Prato. Anche distretti di Lucca, del Cartario e di Santa Croce, sul tema della pelle e della concia. È un festival, Recò, che appunto non è potuto andare live a fine marzo, ma che abbiamo immediatamente trasformato in un produttore di contenuti, in questo caso virtuali, anche se poi si parla di realtà molto concrete, e con Recò Live Stream proprio da marzo abbiamo incominciato a portare una parte del confronto e dei dialoghi, dei contenuti che come dire, sono legati a questo festival online. Quindi, come dire, questo ci dà anche l'opportunità di raggiungere, persone non solo del territorio pratese o toscano, ma tecnicamente anche di tutto il mondo. Adesso non so se abbiamo brasiliani o neozelandesi collegati, però insomma, vediamo. Il tema di oggi, comincio intanto salutando e ringraziando i nostri ospiti, Serena, Tommaso e Duccio. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Il tema di oggi mi è estremamente caro, è quello dell'artigianato, del fatto a mano, e si va a insediare, nella programmazione di un festival che ha come obiettivo quello di dialogare principalmente col mondo dell'industria, con quello della manifattura. È chiaro però che parlare di industria in Italia, parlare di manifattura, intendo manifattura anche legata a grandi numeri, no? Immagino grandi aziende anche del territorio toscano, soprattutto nell'ambito della moda, ma non solo, non può assolutamente dimenticare quella che è forse la base, il minimo comune denominatore, no? L'origine, che sta nell'abilità delle mani che hanno costruito e che hanno costruito, come dire, le città, ma che ora continuano a produrre, a regalare, diciamo, grande emozione e grandi prodotti. Oggi abbiamo tre rappresentanti, seppur in tre ambiti completamente diversi di questo settore. Con loro volevamo parlare del rapporto fra economia circolare, sostenibilità e quella che è la pratica del lavoro artigiano. Partiamo da Serena, che rappresenta una realtà pratese, Made in Freakout, Serena Dolfetti. Abbiamo poi Tommaso Melani, che è il CEO, l'amministratore delegato di Stefano Bemer. Stefano Bemer è una delle realtà produttive di scarpe fatte su misura a mano, più importanti al mondo. E Duccio Mazzanti, invece, che è uno dei pochi ormai al mondo e dei migliori, questo lo dico io, Essendo pochi. a trasformare la piuma in un accessorio di moda. Quindi appunto abbiamo tre realtà completamente diverse. Io lascerei a voi il microfono, partendo da Serena, per raccontarvi, per presentarvi. Magari vi do già degli elementi anche per raccontarvi meglio, che poi sono alcuni elementi che ci sono molto cari. Il tema della materia prima è sicuramente fondamentale. Quando si parla di economia circolare, la provenienza della materia prima, per Duccio sicuramente poi sarà anche una storia molto particolare da raccontare. Il tema dello scarto anche, quali sono gli scarti che il vostro sistema produttivo produce e come questi scarti, se vengono valorizzati, come vengono valorizzati. L'altro tema è la lunga durata del prodotto, che è un altro degli elementi cardine. Quando si parla di economia circolare, chiaramente il prodotto meno da consumo e meno di veloce smaltimento che ha una vita molto più ampia, con una vita che si può rinnovare anche. E qui penso al prodotto invece di Tommaso, quindi la scarpa che può essere rinnovata, che può essere riparata, può avere una lunga vita. Quindi questi sono tre elementi che mi piacerebbe appunto che approfondiate mentre vi raccontate. Ecco. Serena. Allora, intanto buonasera a tutti. Freakout nasce nel 2003 dalla voglia mia e di Daniele di fare un mestiere che ci rappresentasse. E nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo pezzi unici per l'arredamento in ferro e vetro.
La nostra è una piccola realtà che punta all'unicità e non alla standardizzazione del prodotto, quindi viene pensato e lavorato in modo che abbia una lunga durata, ma e che ci contraddistingua anche per i dettagli e per tutte le sfaccettature che gli diamo. Lavoriamo principalmente con architetti, designer o artisti, o con chiunque abbia voglia di creare qualcosa. Noi diciamo che Freakout è in grado di supportare e trovare soluzioni creative. I materiali che lavoriamo sono il ferro e il vetro. Il ferro è un materiale abbastanza pesante anche da proprio da lavorare e da rendere leggero, ma Daniele con gli anni è riuscito a trasformarlo quasi in un lavoro da orafo più che da fabbro, quindi nella cura del dettaglio e dando leggerezza ai suoi manufatti. Da sempre siamo molto attenti al riciclo, al trasformare vecchi oggetti dandogli un'altra vita. E niente, nella nostra è una piccola e piccolissima realtà, ma ogni giorno è un giorno nuovo, un progetto diverso, è molto stimolante e insomma siamo orgogliosi di questo, di portare avanti questo progetto. E Serena, voi lavorate anche con altri fornitori, lavorate anche con altre aziende artigiane? Sì, certamente, collaboriamo con falegname o altre realtà. Sì, certo, assolutamente. Questo ci porta tanto scambio tra artigiani, è un arricchimento incredibile. Per il discorso di scarti o rifiuti, o scarti di lavorazione, soprattutto siamo quasi a zero, perché con il ferro, a parte che il ferro e il vetro sono completamente riciclabili, ma per noi anche un piccolo scarto di ferro ci serve per un altro progetto e quindi teniamo tutto per noi. Il vetro invece cerchiamo di utilizzare un vetro che poi posso anche rifondere nel mio forno per la vetrofusione. Mi è piaciuto molto come hai disegnato questo concetto di vivere alla giornata, che è come dire, non è una mancanza di programmazione, ma effettivamente la totale flessibilità che penso contraddistingua tutte e tre le aziende. Tommaso, raccontaci il problema. Buonasera. Io sono un imbucato, nel senso che non sono un artigiano, con le mani francamente non sono bravo, avrò dei talenti ma ancora fisicamente devo esprimermi meglio delle mie possibilità, però sono un bisnipote d'arte, nel senso che il mio bisnonno negli anni 30 iniziò un laboratorio di pelletteria in centro a Firenze e il mio nonno poi lo rese un oggetto un po' più grande che si chiama Scuola del Cuoio ed è tuttora dentro la Basilica di Santa Croce. E dal come sono stato tirato su, al di là del successo che può aver avuto mio nonno nella sua impresa, alcune cose mi hanno caratterizzato poi la storia e il modo in cui io guardo alla vita e alle risorse in generale. Una delle storie che mi ha più segnato da bambino, quando mio nonno mi raccontava, lui all'età di 10 anni, quando frequentava le scuole serali, faceva il giro dei pellettieri di Firenze per raccogliere pezzettini di pelle che poi vendeva a quello che facevano i tacchi, non vi dico la valuta, nel senso ormai non me la ricordo più, ma mi ricordo che mio nonno mi diceva che ci si comprava un pezzo di pane con quello che guadagnava nell'arco di una giornata facendo questo lavoro. E da allora io il valore dell'utilizzo efficiente di una risorsa, qualunque essa sia, nel caso specifico ovviamente è rimasta la pelletteria, ma indipendentemente da quello anche nella vita privata, il non buttare, il riutilizzare o riciclare per me è diventato un mantra. E da allora chiaramente tante cose sono successe. 7 anni fa mi sono autocoinvolto con la Stefano Bemer, che è un marchio di calzature che non ho fondato io, l'ho fondato ovviamente Stefano nel 1983.
E più o meno ho abbracciato la stessa logica, la logica dell'artigianato, quindi così come a Scuola del Cuoio, lo dice il nome, abbiamo iniziato a fare formazione anche sulle scarpe in modo da trasmettere non solo per motivi nobili di trasmissione dell'artigianato e di mantenere una tradizione manifatturiera nella città, ma proprio egoisticamente per formare nuovi artigiani ad una tecnica che bene o male ci porta guadagni alla nostra città e soprattutto alla nostra azienda. Ma al di là di quello, con la stessa logica, ho voluto che i miei artigiani, gli artigiani che lavorano per me, scusate, il possessivo è un'estensione, mi sento parte del gruppo, comunque gli artigiani che lavorano per me, avessero la logica del valorizzare le risorse, che lo spreco fosse ridotto all'indispensabile o a meno dell'indispensabile. E così come c'è uno studio anche troppo eccessivo sull'utilizzo migliore di determinati materiali e pellami, nel modo più efficiente di tagliare determinate pelli, per rispettare sì il disegno e la geometria della pelle sulla scarpa o sulla borsa, ma al tempo stesso per minimizzare gli sprechi, ho voluto che quei valori fossero parte integrante dei valori dell'azienda, ma non perché andava di moda, perché abbiamo cominciato ben prima che se ne parlasse, e credo che sia questo un momento che non solo riporta all'attenzione determinati valori. Io mi ricordo, rimanevo stupito quando nei primi anni in cui sono stato coinvolto a Scuola del Cuoio ricevevamo magari degli stock di pellami comprati da altri laboratori che producevano per le grandi firme, mi accorgevo che ci avevano tagliato nulla, tipo un portafoglio da una pelle di struzzo, arrivava questa pelle enorme, ci mancava un quadratino così, ma loro la vendevano per come dicono gli americani, pennies on the dollar, cioè veramente nulla. Per noi invece, con un minimo di maestria nell'incastro dei modelli, riuscivamo a tirare fuori una borsa perfettamente compiuta, più che dignitosa, nel senso perfettamente compiuta. Stesso vale per le scarpe. La mia logica è l'efficienza nell'utilizzo, il rispetto delle risorse che ti vengono date a disposizione, non solo per una questione economica, proprio per una questione di rispetto verso il lavoro e quello che è stato fatto per rendere quella risorsa disponibile al mondo. Sentirebbe un discorso ancora più complesso, che esula da quello che faccio, e potrebbe portare, io sono un carnivoro di fiorentino vero, nel vero senso della parola, e se il concetto di qualità fosse quello che ho io nell'approvvigionamento della carne che mi piace mangiare, non esisterebbero gli allevamenti intensivi. Secondo me è una questione, l'economia circolare è una questione di rispetto prima di tutto verso il mondo che abitiamo, che poi incidentalmente arrivi ad essere una questione economica, tanto meglio se tutti la rispettiamo e l'abbracciamo. Ma fortunatamente l'Ellen MacArthur Foundation, che è il pensatore di riferimento, la pensatrice di riferimento dell'economia circolare, ha avuto un grande successo nel divulgare questi temi, proprio perché poi riesce a dare dei modelli in cui poi le aziende possono continuare a generare profitti, il che permette, come dire, la possibilità di passare a un modello da lineare a circolare, ma senza andare a toccare poi quello che è la base fondamentalmente dell'economia. Tommaso, le scarpe che fate voi con grande maestria, quanto possono durare? Quanto può durare un paio di scarpe di Stefano Bemer? Da consumatore ti dico tantissimo, da produttore ti dico troppo, nel senso che sarebbe meglio se durassero meno. Però noi abbiamo tuttora clienti attivi che hanno iniziato a lavorare con Stefano, che hanno comprato scarpe 20 anni fa e ci mandano scarpe da risolare. Ma scarpa risolata, se è stata rispettata e mantenuta bene, torna, non ti dico nuova, ma quasi. Certo. Poi sul tema che dicevi della carne, degli animali, degli allevamenti intensivi, lì chiaramente apri una tematica che anche qua forse avrebbe bisogno di non uno ma 10 talk. Ci sono sicuramente molti punti di vista, però effettivamente va a toccare un tema comune a te e a quello di Duccio, visto che la vostra materia prima è di origine animale. Quindi Duccio, cosa ci racconti dal tuo... sono arrivati anche dei commenti
positivi rispetto al tuo backdrop, se poi ce lo vuoi raccontare. Ok, grazie. Intanto buonasera a tutti e grazie di avermi permesso di partecipare a questo dibattito curioso, però importante. Partiamo dall'artigianato e partiamo dal fatto a mano. Prima di partire dovremo definire bene tutto quello di cui parliamo, però casomai ne parliamo più avanti durante la discussione. Per farvi capire che cosa faccio e che cosa lavoro io, lo vedete qua dietro, sono piume. Cioè, casomai non lo potete vincere direttamente dalla visione. Ma io sono un piumaio. Allora, piumaio esiste ed è colui che lavora le piume, come il fabbro lavora il ferro, il vetraio lavora il vetro e il pellettiere lavora la pelle. Questa desueta forma di arte rimane ancora e per fortuna io la ricevo direttamente dall'eredità di mia nonna e di mio padre, perché la ditta quest'anno festeggia l'85esimo anno di attività. Auguri. Grazie. E praticamente continuiamo a lavorare le piume che sono, come dicevi tu giustamente, un prodotto naturale. Allora, da dove arrivano le piume e come arrivano le piume? La piuma è probabilmente il primo oggetto inutile di cui l'uomo si è dotato o ornato. Ovvero, finché eravamo a giro a cercare da mangiare, essendo degli uomini primitivi, non ci curavamo di vestirci, curarci, addobbarci o abbellirci. Però a un certo punto qualcosa è cambiato e questo ha permesso a questo Homo sapiens di trasformare l'uso di qualcosa da un uso di necessità ad un uso di status. Io mi sono fatto questo film, questo viaggetto che probabilmente potrebbe essere quello che è accaduto, però mi sono immaginato questo uomo primitivo o donna primitiva che usciva fuori per una battuta di caccia per trovare da mangiare, perché fondamentalmente la prima cosa di cui abbiamo necessità è il cibo. Andando fuori, camminava nella natura, c'erano i fiori, le piante, tutto molto bello, però lui non era capace di capire l'estetica che c'era intorno. A un certo punto trova questo uccello, lo prende con il suo strumento, quello che può essere, ed è cibo. Per cui ha in mano questo uccello, probabilmente che era la sua cena, però vede che dall'altra parte ci sono queste piume probabilmente molto belle e che gli fanno brillare qualcosa in testa. Lui prende questa piuma e probabilmente istintivamente se le infila in testa e si auto incorona. Adesso questo è il primo gesto di utilizzo inutile di un oggetto di madre natura, perché il resto del pollo, del fagiano, di quello che era questo animale l'avrebbe portato a casa e se lo sarebbe mangiato. E casomai con le ossa ci faceva degli aghi o dei coltellini, però era un uso utile. Mentre mettersi una piuma in testa era totalmente inutile, però quando è tornato alla caverna con questa natura in testa, probabilmente i suoi familiari e compagni, insomma il gruppo che lo circondava, avrà avuto questo monito di incredibile visione quando lui è entrato. E lui ha capito un sacco di cose in quel momento, ha capito che Assi era stato incoronato e quindi era salito in cima alla piramide del potere. Secondo di poi aveva capito che con questo oggetto qui lui poteva rimanere al potere per molto tempo, perché probabilmente qualcuno l'aveva fatto prima con un mazzo di fiori, ma questo mazzo di fiori dopo 1, 2, 3, 4 giorni andava a svanire, mentre la piuma, essendo una cosa che rimane nella natura come i capelli e come le unghie, come cheratina, rimane per anni, per cui lui poteva avere questa corona in testa e rimanere il capo della tribù. Allora, questo è un piccolo intermezzo per farvi capire l'importanza della piuma e quello da cui viene. Però da questo evinciamo il fatto che questa piuma è circolare alla vita dell'essere umano. Per cui noi mangiamo, abbiamo mangiato e mangeremo uccelli che prima erano presi in natura, ma adesso alleviamo, e questi però si portano dietro delle piume. E queste piume non sappiamo cosa farcene. Qui le buttiamo via, eccetera. Ci facciamo i cuscini oggi, ci facevamo i cuscini prima. Però è qualche cosa che possiamo prendere, utilizzare e rimettere in circolo, come giustamente stiamo parlando in questo dibattito. Per cui il materiale è molto interessante, arriva dallo scarto della ricerca del cibo e oggigiorno ancora arriva dallo scarto dell'uso alimentare. Per cui, se vogliamo c'è anche cercare di pensare quanti polli e tacchini ogni giorno vengono abbattuti per scopi alimentari, che sono milioni, ci possiamo immaginare quante piume di risulta ci siano. Noi ovviamente utilizziamo una piccolissima percentuale di queste piume per ricreare degli oggetti che casomai nessuno ha mai pensato di vedere, però probabilmente tutti abbiamo una piuma, una piumettina a casa,
che sia in cima a una penna, che sia sul cappello della nonna, che sia su un cappello da bersagliere o da figurante del calcio storico o di altri tipi di costumi storici. Per cui queste piume le abbiamo, ne abbiamo tante, le portiamo a giro. Oppure casomai abbiamo molto semplicemente il piumettino per spolverare che va a giro, che leva la polvere bene e funziona tanto bene, per cui infatti il piumetto è chiamato in questo modo. Sulla piuma c'è da dire tanto e da parlare tanto, però per non perdere la circolarità, un breve cameo, vi racconto la storia della ditta che nel 1935 nasce e che nasce proprio da un progetto di recupero e di eliminazione dello scarto. Mia nonna Natalina, che fonda la ditta nel 1935, lavorava a bottega da un'altra maestra, come probabilmente c'era la scuola del cuoio, c'erano anche altre scuole o signore che lavoravano materiali. La scuola della piuma. La scuola della piuma, più o meno. Erano le modiste e probabilmente ce n'erano tante a Firenze, perché era un centro molto importante per il cappello. Mia nonna era molto brava a fare lavorare sia le piume che però anche i fiori, perché la genesi della nostra ditta è di costruzione di fiori artificiali in stoffa e di piume. Il fiore andava sul vestito della signora, che andava fuori a farsi dalla sarta l'abito, e con gli scampoli del ritaglio, come quelli che il nonno di Tommaso usava per andare a fare i tacchi, con i ritagli della stoffa piccoli non ci facevi niente, oppure ci facevi un fiore di seta, perché erano piccoli pezzetti, li dovevi tagliare tutti in sbieco, vabbè, quello si fa, poi li piegavi a calore e dopodiché ci facevi il fiore che andava sopra. Per cui era proprio il riciclo di quei pezzetti, di quei lembi di stoffa che erano stati comprati per fare l'abito, che veniva creato questo fiore. Oppure d'inverno questo piccolo dettaglio veniva fatto con delle piume, ovviamente erano piume di pollo, piume di gallina o altro. C'era anche lo struzzo, che era ricercato e più ricco, però arrivava da lontano e costava di più, per cui era un po' per i più ricchi. O magari se lo prendevano loro per fare i portafogli, insomma, vi rubavate questi uno con l'altro. Beh, grazie, sempre molto interessante. Serena, passando dalle piume al ferro, ecco, per sentire un po' la situazione. Siamo in un periodo storico in cui, non avevo concordato questa domanda, ma parlandone ora mi è venuto in mente, e un po' di improvvisazione, dai, ci sta. In questo periodo storico abbiamo, che, come dire, ha avuto un rapporto con le nostre case completamente, completamente diverso, nel senso che abbiamo vissuto realmente le nostre case come prima non era mai successo. Chi era già un po' più abituato a essere un po' più, diciamo, nicchiato a casa, chi invece a casa non ci stava mai, come sottoscritto. Dal lato vostro, che appunto create poi oggetti d'arredamento, ma create anche chiaramente l'esperienza del vivere, come cambia questa cosa? Quale sarà, diciamo, il nuovo scenario del vivere quotidiano? Ma io non ho trovato grande differenza tra prima del lockdown e adesso, nel senso che le persone che amano il bello e e progettarsi casa, secondo me rimarranno e avranno sempre la voglia di creare qualcosa di unico e di personale. Quindi spero che, appunto, stando tanto in casa, le persone si siano resi conto che gli spazi sono importanti, che la luce è importante e che, appunto, una casa va vissuta non solo per dormire e mangiare, ma va proprio vissuta al 100%. Sì, quindi se sei in armonia in casa tua, secondo me, anche con arredi o spazi appropriati, insomma, ci stai molto meglio. Ecco. Certo. In questo periodo poi le funzionalità della casa si sono moltiplicate, nel senso che le case sono diventate cinema, sono diventate dei bar, sono diventate soprattutto dei luoghi di lavoro e dei luoghi di educazione, anche di scuola. Quindi sono sicuro che sicuramente queste nuove funzionalità, che in parte immagino rimarranno, parlo dello smart working, spero di no sulla didattica, perché vorrei rimandare i miei figli a scuola. Anch'io. Però veramente immagino che questi impongano anche, no, di riciclare, rivedere, riadattare, riutilizzare anche, no, degli elementi in chiave nuova, no? Sì, sicuramente, sicuramente. E siamo tutti, secondo me, pronti anche a rivederli in una nuova funzionalità, in una nuova veste, ecco. Certo. Forse questa chiusura ci ha dato, appunto, modo di
di essere più attivi anche di testa e di cercare soluzioni giuste al momento. Sì, infatti, ci è voluto un po' di... Perché siamo tutti un po' adattati, no? Abbiamo ritagliato dei piccoli angoli dove poter lavorare, dove poter studiare, insomma, sì. Sì, sicuramente sarà molto stimolante anche per un discorso di spazi nei locali o nei punti di lavoro. Sarà molto stimolante, secondo me, come scenario futuro. Certo. Tommaso, invece, passando a te, come un tuo cliente, che da cosa è mosso nel momento in cui vuole una scarpa fatta a mano, una scarpa... non standardizzata, perché prima era stata proprio Serena a lanciare questo tema che è del non standardizzato, che penso vi accomuni tutte e tre, su misura, sulla propria misura, no? Sulla misura del proprio piede, della propria camminata, del proprio corpo. Credo che la scarpa forse si descrive meglio con un'analogia, tipo il vino, per capirsi. Cominciamo tutti con i vini, quelli più distribuiti o più conosciuti o che abbiamo a portata di mano. Pian pianino raffiniamo il nostro gusto e ci avviciniamo a quello che riflette di più, cosa ci stimola o cosa ci ispira o cosa semplicemente ci compiace. Nella scarpa, come nell'abbigliamento, più o meno funziona allo stesso modo. Quando abbiamo, in termini di marketing, quando percorriamo la nostra curva di apprendimento verso l'alto, ci lasciamo piano piano alle spalle il consumo di massa per l'appartenenza al gruppo, piano piano raffiniamo sia il nostro gusto che la propria voglia di emergere o differenziarsi, fino all'estremo di fare un pezzo unico. Il pezzo unico è l'espressione che vale per la borsa, per la giacca, per le scarpe, è l'espressione del come ti vedi. E non sono tanti i clienti che arrivano a quell'espressione ultima, che però è anche la più gratificante, perché porta in campo non solo il consumo, ma anche il fare arte da parte del consumatore. Il consumatore è parte integrante, se non principale, del processo creativo. Io dico sempre, noi nel su misura, non facciamo solo su misura, ma nel su misura noi abbiamo al lavoro centinaia di designer, nel senso che non li abbiamo al lavoro, vengono da noi e ci danno la loro idea, ce la danno proprio su un piatto d'argento, tanto che alcuni poi diventano parte delle nostre collezioni in maniera permanente. Esatto. Duccio, invece tu con i designer immagino avrai un rapporto particolare, perché forse rispetto a Serena e Tommaso hai un rapporto, come dire, avete anche un marchio con cui producete direttamente al consumatore, però penso che il grosso della vostra realtà sia, esatto, produrre su misura, quindi un prodotto non standardizzato di sua natura, però per la grande manifattura, quindi per i grandi numeri, normalmente guidati da grandi menti creative, certo, che devono dialogare con un materiale che non sempre possono conoscere, che non conoscono in profondità. Com'è il tuo, esatto, rapporto con i designer? Allora, il rapporto con i designer è fondamentale, perché ovviamente io sono artigiano, per cui io ho la capacità di plasmare gli oggetti e le mie piume, in questo caso le piume, in un modo che possa essere esteticamente giusto per il committente. Il committente è il designer. Il designer può essere di tanti tipi, può essere il grande nome della moda per l'alta moda che fa la sfilata o un red carpet in un momento incredibile, ma può essere anche lo studente che deve fare una preparazione per l'esame finale del triennio scolastico a livello universitario. A me piace parlare e condividere con le designer, perché mi danno quell'imbeccata, e spesso, se riusciamo a trovare la giusta alchimia, riusciamo anche a creare degli oggetti incredibili, che poi ovviamente saranno unici, perché è bello il primo, e gli altri sono sempre delle copie. Per cui è più facile anche dal punto di vista artigiano farne uno solo, perché quando hai fatto un pezzo e ti chiedono di copiarlo, vedo già tutti scuotere un pochino la faccia, sappiamo tutti quanto sia questo un processo difficile e quasi impossibile. Perché la piccola imperfezione, il piccolo dettaglio, la casistica, la casualità che va dentro ad ogni processo lavorativo è sempre unica. E anche come ti senti quel giorno,
ti trasforma il lavoro che fai, lo fa diventare in maniera leggermente diversa. Ovvio che le piume poi sono piccole, leggere, vedo che Serena sarebbe molto gelosa della leggerezza del prodotto che facciamo noi, è facile che si trasformino in altri oggetti e che si spostino, che abbiano un po' la loro vita, anche perché poi sono degli oggetti un po' vivi, nel senso la piuma comunque ha tutta una sua magia. Potremmo parlare per ore della magia della piuma e di quello che si porta dietro e nei film, nelle storie e nel vissuto della cultura nostra la piuma ha avuto sempre un'importanza molto, molto, molto forte, questo simbolo di potere. Però lavorare con il designer è sempre una scommessa, devi riuscire a trovare quel link che ti permetta di spiegare a lui quello che tu puoi fare e che lui ti dia l'imbeccata per avere questa idea per fare questo oggetto incredibile. È il rapporto che poi abbiamo tutti, e come dice Tommaso, quando arriva il cliente noi abbiamo centinaia di designer, ovvio, perché chiunque entra in bottega ti chiede qualche cosa che non hai fatto, e più è differente e più è divertente farlo, per cui anche come dice anche Serena, dice ogni giorno è una nuova giornata, sì, perché entri, non sai che cosa squillerà, casomai ti chiama il grande nome della moda che deve fare l'abito perché deve portare la super soubrette per non so se si possono citare i nomi, però se devi mettere Jennifer Lopez a fare il Super Bowl per gli Stati Uniti e ti chiama un grande stilista, è ovvio che sul piatto della bilancia hai un progetto piuttosto importante. Poi casomai è più divertente fare l'acconciatura per la zia della tua amica che si sposa e che viene lì 5 volte e ci mette proprio il sorriso e il pianto della gioia nel farlo. Però è la magia di essere artigiano, per cui ogni giorno fai qualcosa di diverso, ogni giorno vedi come questo oggetto finisce nelle mani del committente, come questo lo tocca e se lo sente proprio. Poi a volte non vogliamo neanche darglielo, perché siamo un po' gelosi noi delle nostre cose. Però è un rapporto bello, per cui quando parliamo anche di circolarità, è anche una circolarità di emozioni, perché non è l'emozione di chi lo riceve o di chi lo fa, è una cosa un po' tutta insieme, per quello che lo scambio tra il designer e l'artigiano è molto importante. Ora, tu citavi i grandi designer, è ovvio che lì non ci sia il grande scambio, i grandi baci e abbracci con il nome roboante della moda, però spesso con gli uffici stile e con i ragazzi che lavorano ci sono dei rapporti, non ti dico intimi, ma di complicità di costruzione. Certo, poi appunto conosco un po' il lavoro di Duccio, so che è in grado di, come dire, fare oggetti sia per le guardie svizzere che per le drag queen, magari nella stessa giornata. Quindi esatto. Questo è anche il bello del lavoro, ma immagino anche sia Tommaso che Serena capiti, come dire, santi e diavoli, no, da un certo punto di vista, però in questo caso il cliente. Facciamo un ultimo giro prima di arrivare verso la conclusione, in cui cerchiamo sempre alla fine di ognuno di questi talk, per cui vi ringrazio ancora per la presenza, ringrazio anche il pubblico che se vuole fare domande è ancora in tempo. Cerchiamo di, perché vorremmo avere un archivio anche di scenari post Covid, post pandemia, post lockdown, quello che è stato in questi, questo tsunami che ci ha investito per 3 mesi e che sicuramente cambierà molto del nostro modo di vivere, di comprare, di vendere, di progettare e così via. Quindi appunto chiediamo a voi che siete poi protagonisti anche del fare, del saper fare toscano, italiano, mondiale, quali sono per i vostri ambiti, diciamo, quali sono gli scenari secondo voi, quale può essere il futuro dell'essere umano come consumatore, come produttore, come compratore dopo questo periodo paradossale. Serena. Allora, io spero che tutta questa pandemia che è successa, ma che ci ha investito, abbia portato l'uomo a essere un attimino più consapevole e a vivere veramente il momento. Gli scenari futuri nessuno li può prevedere. Io spero che l'uomo abbia capito tanto, abbia capito e che sfrutti adesso non più
il consumismo, ma un lavoro di qualità in tutti i settori. Senza sprechi, ricordandosi appunto di una natura che è tornata a vivere e di rispettarla il più possibile, sia come per vita privata, sia soprattutto lavorativamente parlando. E spero che ognuno dia il proprio contributo, perché insomma, perché è una cosa estremamente importante per tutti. Certo, sicuramente il grande dibattito proprio nel, almeno nel nostro ambito, quindi economia circolare e sostenibilità, è se realmente l'uomo post-Covid sarà un new normal, visto che adesso si parlava del momento del new normal, sarà realmente, cioè prima di stava iniziando a muoversi qualcosa e stava muovendo anche abbastanza velocemente, perché poi alcuni trendsetter, tipo le grandi aziende di moda, ma anche i grandi fondi di investimento, un po' per greenwashing, un po' per comunicazione, un po' perché forse ci credevano veramente, stavano mettendo il tema della sostenibilità sul tavolo. Cioè, ormai sappiamo tutti come grandi fondi di investimento, addirittura nella valutazione delle aziende e del valore di un'azienda, mettevano anche l'attitudine alla sostenibilità, che se fosse andata avanti, come dire, avrebbe cambiato radicalmente le cose. Quindi non era più una questione di profitti e EBITDA moltiplicati, valore, magazzino, indebitamento e tutto, ma era anche l'attitudine, la capacità di creare sostenibilità. Questo periodo sì, ha dato tutta una serie di stimoli, e sicuramente tutti abbiamo goduto di una natura più forte attorno, e comunque anche quasi minacciosa, nel senso, fosse passato qualche altro mese, penso che dentro quelle finestre che ha dietro Tommaso forse entravano già degli alberi e l'avrebbero sarebbero aggrappati a lui. Questo sicuramente è un tema. Quindi Tommaso, cosa ne pensi rispetto a questo? Io vorrei essere d'accordo con Serena, ma sono purtroppo uno scettico di natura. Dove ci sono gli interessi di mercato in ballo, di solito predominano su tutto il resto. Sfortunatamente, cioè, il trend positivo che io inquadro comunque in un trend politico, ahimè, nel senso, in un'opportunità di comunicazione del greenwashing, del carbon friendly, della circolarità, la vedevo nel mondo della moda come una carta da giocare, come ce ne sono state tante e come ce ne saranno altre. Fortunatamente o sfortunatamente, a me interessa l'obiettivo, il perché ci arriviamo francamente è meno rilevante. La battuta d'arresto dell'economia porta in primo piano altre necessità che sono impellenti e imminenti, per cui certi investimenti che dovevano essere fatti e compiuti per portare avanti le politiche di rispetto ambientale dell'economia, in questo momento soprattutto per le piccole aziende passano ahimè in secondo piano. Tante aziende dovranno tornare a fare i conti con il conto in banca, nel vero senso della parola. Ti faccio un esempio su tutti. Noi dal primo momento in cui fu resa disponibile iniziamo a pagare quella cifra in più sulle spedizioni individuali al cliente per neutralizzare l'impatto del CO2 della nostra spedizione. Tu mi dirai, non è nulla, fai 3.000 spedizioni l'anno, 4.000 spedizioni l'anno, ti costa 2 euro a spedizione, che saranno mai? In questo momento sono soldi, ahimè. Imprenditore, in questo momento dico, ho delle persone che hanno dovuto fare cassa integrazione, cosa metto sul piatto? Versare a loro un aiuto e un contributo nel momento in cui il loro compenso è stato inferiore, o continuare sulla mia politica di provare a bilanciare il nostro impatto CO2 sulle spedizioni? Necessariamente dico vado verso i miei impiegati. Moltiplicano su una scala mondiale, in paesi ancora meno privilegiati di noi, temo che avremo una battuta d'arresto. Lucio. Mi spiace di portare un cattivo notizio. Stiamo raccogliendo in maniera asettica. No, poi, allora, scusami, vi rubo un altro minuto, perché in realtà c'è l'altro versante che sta proprio nelle mani delle microaziende, che però avevano iniziato un percorso di prodotto, quindi non tanto di politica, ma di prodotto. Ale, io e te ne abbiamo parlato del percorso
sulla sneaker riciclata. Quello è un prodotto, per me rimane valido, ma perché valida l'idea, nel senso non perché cavalcavo una moda, ma perché ero partito con la mia necessità di non buttare via due sneaker a cui ero attaccatissimo, che ho comprato 25 anni fa. Quindi ci sono delle micro nicchie in cui si può lavorare, ma deve essere un impulso che coniuga l'interesse dell'azienda a livello economico con un'opportunità di mercato, con una politica ambientale. Quella è la vera sostenibilità del business, dal mio punto di vista. Certo, Tommaso, visto che l'hai accennato, ed era anche in programma del festival, avremmo avuto proprio un laboratorio con una serie di artigiani della scarpa e del pubblico, era aperto anche al pubblico proprio per andare a decostruire, era curioso perché era la prima volta in cui era un workshop non per far qualcosa ma per distruggere qualcosa, era un workshop di decostruzione di sneakers. Ci vuoi raccontare un attimo un po' qual era anche l'obiettivo, il contesto? L'idea era partita dal far percepire il valore dei componenti che confluiscono in un prodotto. Certe volte buttiamo via un prodotto perché c'è un componente che non funziona, in realtà rimpiazzandolo col componente giusto, che sia refurbished, come dicono all'americana, o che sia nuovo in ogni caso, il prodotto torna utilizzabile. La scarpa risolata storicamente è un esempio perfetto, cioè una scarpa con un buco nella suola, cambi la suola, la scarpa torna buona. E io da esigenza mia avevo sneakers vecchie a cui ero particolarmente affezionato, ho detto ma perché le devo buttare via? La suola si è scollata, la gomma è consumata, ma è finito lì il problema, non ha altri problemi storici. Quindi l'idea del workshop era di dire scomponiamo un prodotto che noi prendiamo per completo, cioè lo compriamo a scatola chiusa, quella è la sneaker, finito il ciclo di vita di uno dei suoi componenti, lo buttiamo via in totale. Scomponiamolo, distruggiamolo rispettandone la costruzione, in modo da capire cosa è riutilizzabile e cosa no, in modo da poi riimmaginare la costruzione di un prodotto che ne prenda quello che c'è ancora di buono o che sostituisca quello che non è più buono con prodotti ripensati da incastrarsi di nuovo in questo puzzle. Quello era il principio. Che è il lavoro poi che abbiamo fatto, non so se vuol dire, con Manteco, nel senso di partire dall'idea di utilizzare materiali riciclati per rimpiazzare materiali consumati, quindi chiudere un cerchio stranissimo, ma secondo me divertente come esercizio mentale, che può anche essere un metodo di lavoro in realtà. Certo. Abbiamo una domanda da Lara, una domanda agli ospiti. Secondo voi cambierà la percezione del valore di un oggetto di artigianato rispetto al suo costo? Che è ovviamente maggiore rispetto a prodotti fatti in massa. Considerando la crisi economica in cui ci troveremo, che automaticamente porta gli stessi consumatori a una potenziale azione di risparmio alle spese personali. Avete capito la domanda? Scusate, l'ho letta male perché non ci vedo anche con gli occhiali. La riguardo un attimino. Rispondo dal mio punto di vista molto velocemente, dico, secondo me sì, c'è un'attitudine al risparmio, ma torniamo anche al tipo di economia post seconda guerra mondiale, prima del boom industriale, in cui gli oggetti erano fatti per durare. Esatto. Quindi un investimento maggiore nel momento, ma che ha una durata, quindi un ciclo di vita più lungo e quindi un costo alla fine per utilizzo ovviamente inferiore. Ripensare al comprare, utilizzare e cestinare nell'ambito di una collezione moda che dura 6 mesi al un prodotto che usi per 10 anni. E questo penso che sia veramente la base, sia il messaggio più importante, penso che sia condiviso poi da tutti e quattro rispetto a questo, quindi spero Lara. Penso che dovremmo anche cercare non di sostituire il piatto di plastica con il piatto di carta, dobbiamo proprio cambiare l'idea, perché noi stiamo cambiando in questo momento. Adesso va tanto di moda non usare più il bicchierino di plastica, ma c'è il bicchierino di carta. Ma un bicchiere di vetro non lo si prende, si porta dietro, cioè almeno ne hai uno, te lo porti dietro. Io vado a feste o a cene o qualche cosa dove uno dice guarda, portatevi dietro il bicchiere, per cui anziché andare laggiù e riempire 300 bicchierini, ma la stessa cosa, ora ognuno deve avere le proprie scarpe, questo è ovvio, però avere degli oggetti che uno può usare e riusare e riusare e riusare, perché poi alla fine non è neanche comodo ributtar via tutto,
perché alla fine ci siamo un po' persi di vista l'utilità del, cioè è più facile, porto la roba dietro, usa e getta, ma poi devi usarla, poi devi gettarla, portare, arrivare al cestino e fare. Se porti un coltello di ferro, te lo porti dietro al tuo picnic e ce l'hai, il temperino come una volta, e ti fai un mobile che ti metti in casa, che ti fa tutto, lo studi per le tue esigenze, perché ti piace avere quel cassetto e te lo fai fare da un artigiano che te lo fa secondo le tue. Non è che vai di che trovi 15 mobiletti che in qualche modo ognuno può intercettare la tua necessità. Trovi esattamente quell'un oggetto. È una questione mentale e culturale che dobbiamo cambiare. Però, ora non vorrei essere troppo ottimista, però secondo me in qualche modo ci arriviamo. È ovvio che è una questione di nicchie, di culture e di spazi. Non tutti arriveranno a questo oggetto. Quando si parla poi, io lavoro più nel campo della moda, per cui si parla sempre del lusso. Anche lì è una definizione piuttosto strana, perché poi, come diceva Munari, dobbiamo chiederci se è più di lusso avere il rubinetto di d'oro oppure avere l'acqua potabile che ne esce fuori. Che cos'è che è più utile per noi da avere? Una cosa bellissima che però è inutile, o una cosa, un bel ferro e vetro che però mi dura tutta la vita e mi serve per la necessità per cui l'ho costruita? Probabilmente ci arriveremo, non tutti, però la moda forse che è la parte più roboante, più pubblica, più divertente, più affascinante, dovrebbe in qualche modo farsi carico di fare la moda del usare meno. È ovvio che, come dice Tommaso, è contro i numeri stessi della moda, perché è diventato un grande impero finanziario. Però dai, non disperiamo. Io voglio condividere con voi una tradizione che ho imparato di recente e che mi è piaciuta da morire. Mi sono ritrovato coinvolto, per chiaramente mia volontà e perché non mi piace star fermo, in una sartoria. E una delle tradizioni, a quanto pare molto fiorentine, di questa sartoria è di avere le asole, quattro bottoni sulla manica della giacca, e l'ultima asola, quella più alta, cieca, cioè cucita ma non tagliata, non operante, per capirsi. Mi sono sempre chiesto qual era il vezzo, cioè perché se ne fa quattro e una non funziona. Il vezzo era che siccome negli anni passati, quindi alla generazione degli anni 20 in poi, i giovani erano sempre più alti della generazione precedente, quando il padre dava una giacca, dismetteva una giacca e la dava al figlio, che era più alto, allungavano usando la giacca e le maniche, usando quello che c'era dentro l'orlo, disfacevano l'ultima asola che spariva perché non era tagliata e ne tagliavano una nuova sotto. Bello, bellissimo. Sono quelle cose che ti fanno capire che c'è gente che ci pensava una generazione prima a cosa fare di quella giacca dopo. Secondo me dobbiamo rientrare in una... Ora magari questa è un'ottica estrema, però ci possiamo arrivare. Non è... Estrema, però come estremo un po' anche il vostro lavoro, nel senso che fate tutti e tre un lavoro di produzione veramente estremo da un certo punto di vista, anche estremo anche nella qualità. Però penso anche che il valore proprio di aziende come le vostre, di microimprese dell'altissimo artigianato, è quello di dare, di costruire, di dare dei suggerimenti, dare dei modelli anche, che invece poi possono essere in qualche modo replicati in scala più ampia, perché sicuramente poi appunto l'industria, il consumo di massa anche, che sono i problemi realmente, realmente impattanti, quindi come speriamo che questa breve chiacchierata fra di noi sia e possa essere di stimolo, come dire, all'inizio anche di un confronto fra aziende artigiane, aziende di produzione, manifattura, massa, tutto, insomma, vediamo. Bene, io vi ringrazio tutte e tre per il tempo che avete dedicato, anche per gli stimoli molto, molto preziosi. Speriamo di rivederci fisicamente, facendo laboratori, facendo attività e mettendoci a confronto sui tavoli anche del festival, che mette sicuramente a disposizione. Ma se volete dire un'ultima battuta o se volete salutare, insomma, a voi la parola. Grazie mille dell'invito, mi ha fatto molto piacere conoscervi e sì, appunto, spero di aver dato il mio contributo per questo Reco Festival, che insomma
credo sia molto importante in questi periodi. Esatto. Grazie, grazie mille. Grazie, grazie a tutti. Ciao Duccio, ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.